Capra, l'organizzatore della manifestazione ad Alpitour, che è giunta alla sua 9ª edizione. Questa manifestazione ha avuto un grande successo in queste 9 edizioni, siamo partiti da 12 partecipanti, quest'anno ci sono 460 partecipanti provenienti da 21 nazioni, di 2 nazioni sono anche extraeuropee. La particolarità di quest'anno è la decisione di partire dalla città di Sanremo, che ci ha accolto in modo molto ospitale. Sono Thomas Viale della Federazione Motociclistica Italiana, in particolare della Commissione Turismo della Federazione. Siamo qua a rappresentare la Federazione e a certificare che la gara si svolga secondo i regolamenti federali stabiliti. La più difficile partirà appunto stasera, sarà una gara di 42 ore che si svolge su un circuito di 890 km. Ciao, sono Alessandro Risso, sono il meccanico della Special Fix MST. Noi siamo dei preparatori di moto Dakar, quindi moto che affrontano i deserti, le gare desertiche di tutto il mondo. In questo caso partecipiamo a una manifestazione più, diciamo, non racing, una manifestazione dove abbiamo 400 moto che affrontano un'esperienza di viaggio da Sanremo fino a Sestriere attraverso diverse tappe. E la classe Extreme partirà stasera e ci sono centinaia di piloti che partono e affronteranno diverse ore anche durante la notte, si fermeranno poi domani a Garessio per ripartire, per arrivare fino al Sestriere. Siamo venuti qua apposta per vedere due ragazzi che partono e che si vanno a divertire. Per la prima volta la fanno a Sanremo e speriamo sia un bello spettacolo. Simpaticissimo, mi chiamo Alessandro, sono di Sanremo. E il prossimo anno, se partono di qua, spero di partecipare. Da quando ho avuto la possibilità di prendere la patente. E anche forse un po' prima, di nascosto.